Dopo aver parlato alla sua gente e fatto diversi miracoli, Gesù al tramonto decide di ritirarsi sulla collina a pregare e chiede ai discepoli di raggiungere l'altra parte del lago da soli sulla barca. Ma mentre Gesù sta pregando, quella sera si abbatté una fortissima tempesta su quel lago e la nave cominciò ad avere grandi problemi. I discepoli impauriti cominciarono a gridare aiuto e Gesù arrivò miracolo, camminando sulle acque, e loro credevano di vedere un fantasma, ma Gesù li rassicurò dicendo: «Sono io, non temete». Pietro allora disse: «Se tu sei Gesù, di che anch'io possa camminare sulle acque». E Gesù gli dice: «Vieni». Pietro allora mette i piedi giù dalla barca e, altro miracolo, comincia a camminare sulle acque, davanti allo stupore di tutti i suoi compagni. Ma poi si distrae, non ascolta più Gesù, comincia a sentire il vento e va a fondo e rischia di annegare, comincia a dire: «Gesù, salvami!». E Gesù subito tende la mano, lo tira su dall'acqua e lo rimette sulla barca. Sì, perché Gesù non si ferma a dire: «Hai sbagliato a non fidarti», perché la cosa più importante per lui è salvarci e rimetterci in piedi tutte le volte che sbagliamo qualche cosa.